soddisfazione e con piacere, con gioia. Noi abbiamo partecipato all'intervento di restauro del quale siamo stati progettisti e direttore dei lavori, restituendo alla città un patrimonio storico di inestimabile valore. La chiesa è rimasta chiusa appunto dal 96 ininterrottamente, ma già negli anni 80, dopo il terremoto, per i danni che aveva subito, non poteva essere più riaperta regolarmente al pubblico. Questi restauri sono durati quasi 5 anni, perché sono stati articolati in lotti diversi, per cui ci sono stati una serie di di sorprese interessanti, che però hanno richiesto anche approfondimenti, aggiornamenti, per cui siamo arrivati adesso a questa conclusione strepitosa. È stata una scoperta continua, perché appunto, come illustravo prima, anche la cupola, l'intradosso della cupola ha rivelato dei tesori nascosti, quindi delle finte finestre con le prospettive di un chiostro, le vecchie decorazioni delle lesene. È stata tutta una scoperta bellissima, sia in facciata che dentro, il cassettonato, far rientrare il battistello Caracciolo nella sua sede originaria, è stato tutto molto emozionante. È veramente un evento eccezionale, perché questa chiesa è un po' il centro di una storia antica, era stata chiusa per tanti anni, ci sono portati avanti dei lavori di restauro molto precisi, certosimili, e quindi c'è voluto tempo, ma finalmente siamo arrivati a questo